Ci spostiamo ora sulle sponde del Po di Levante, dove tra meno di dieci giorni prenderà il via il nuovo servizio di traghetto turistico che collegherà via acqua i comuni di Porto Viro e Rosolina, un importante traguardo che mira sempre di più ad un turismo sostenibile del territorio polesano. Da Porto Viro a Rosolina in meno di 5 minuti. Non un sogno, ma da oggi in realtà, grazie al traghetto che collegherà nuovamente via Acqua le sponde del Po di Levante. Grazie alla convenzione con Consvipo, il consorzio per lo sviluppo del Polesine, che ha finanziato l'intero progetto triennale, è stato riattivato il servizio stagionale che ottimizza la fruizione turistica nei due comuni. Un traguardo importante che punta a valorizzare il turismo sostenibile e promuovere le bellezze del delta lungo la via delle Valli. Assieme ai comuni di Porto Viro e Rosorina mettiamo un altro tassello per la visitabilità eh, sostenibile del delta. Siamo all'interno di un'area parco, di un'area Mab UNESCO, quindi una biosfera naturale, in questo contesto abbiamo che non si ritorna più in Romea per attraversare il delta con la bicicletta, ma si arriva qui. E si può passare dall'altra parte, quindi continuando verso Venezia e Rosolina, tranquillamente con un traghetto. Questo è un altro componente di quello che è il progetto interregionale del Polesine Blu e Green Tour e quindi piano piano lo stiamo attuando, coinvolgendo poi un po' tutti quanti. Un collegamento strategico quindi, perché i turisti che si troveranno a percorrere a piedi o in bicicletta la Via delle Valli potranno proseguire il loro percorso proprio tra la natura incontaminata che questi luoghi regalano. Un importante risultato che ha visto la collaborazione vincente dei comuni di Porto Viro e Rosolina. I vantaggi saranno innanzitutto dare un servizio aggiuntivo ai turisti che vogliono venire a trovarci, soprattutto diciamo, nell'ambito del cicloturismo, ma anche a farci conoscere al di fuori diciamo, della solita eh, diciamo, realtà locale. Quindi un servizio veramente che consente anche di esplorare eh, il nostro territorio a 360 gradi, non solo terra ma anche acqua territorio fantastico, il nostro delta del Po è davvero magico e volevo aggiungere che in giunta è stato approvato un piano di rifacimento di via delle valli dove verranno piantate delle piantane, delle postazioni per beard watching e quant'altro. Quindi insomma prossimamente inizieremo i lavori una volta che sarà andato in gara d'appalto, insomma quanto prima faremo questo qua. Il servizio di collegamento Acqueo sarà operativo a tutti gli effetti tra una decina di giorni e funzionerà a chiamata fino a settembre. Chi vorrà attraversare il Po di Levante infatti dovrà effettuare una semplice chiamata a gestore, il cui numero si potrà trovare anche nel sito dei due comuni. L'interessato, un una volta arrivato sulla sponda, chiamerà il numero messo a disposizione e prontamente l'imbarcazione arriverà per, per traghettarlo sull'altra sponda. Un risultato importante che mira proprio a potenziare un turismo ecosostenibile nel Delta del Po, un ambiente suggestivo e straordinario unico in Italia. Il sistema delle riciclabili e anche delle vie d'acqua che si possono così utilizzare dal punto di vista turistico partono dal confine, quindi con l'area vicino alla Bassa Mantovana e alla Bassa Veronese e arriva fino al mare. Da qui poi si dirama in giù con l'Adriatica fino alla Puglia, oppure ritorna al confine dopo essere passata per Venezia e Grado. Quindi questo sistema, governato da Polesani, permette di avere una variazione di temi però tutti collegati alla sostenibilità, all'ambiente e alla natura, che non hanno così tanti eh, confronti a livello europeo.